Ho bisogno di te per alcune cose. Cose che non capirai e che non vorrei capire. Ma non fare il mio stesso errore, ti prego. Mio padre, Howard, ci ha lasciati quando era ancora piccolo. Ho perso anche mia madre. La lettera che ho ricevuto al suo funerale mi ha disorientato su ciò che dovevo fare. No, non è stato così. La natura umana ha firmato la mia rovina. Mi chiamo Philip. Se siamo fortunati, riceverai questo messaggio quando io sarò già morto. Se siamo sfortunati, moriremo tutti. Una baracca in disuso, chissà quanti anni ha o chi l'ha usata. Sembra resistente, ma non come il resto. Di certo non ci camminerò sopra. Questo guanto in Gore-Tex è molto professionale e moderno. Spero non ci sia un corpo attaccato. Gesù, che razza di situazione. Non ho la forza necessaria per staccare il piede di porco da questa mano congelata.
chiusa dall'altra parte. Devo sigillare quelle porte. Questa vertica riesca a malapena a sostenere il soffitto. Oh, my brain can barely imagine the feats of action man like heroics you must be performing to save all Red. I am waiting so close now for you to blow down the walls of my earthbound prison cell and release me from this mortal coil. Se i miei calcoli sono esatti, dovrei avere i 6 composti chimici elencati sul foglietto: magnesio, calcio, bario, cloruro, fosforo e sodio. Non dimenticare, bianco amido differisce concentrando frequenza estesa. B, A, D, C, F, E. È stato diverso, ma simile all'ultima volta. Continuo ad avere più controllo. Sono abbastanza forte da aprirla con le mani. Mi serve un oggetto per forzarla.
Where are you, my shiny knight? Have you really made it this far? I wait and wait, and yet the pot never boils. I remain trapped in my den of iniquity. Perhaps the gods have toyed with me once more. Sentenced me to yet more years in this place of eternal nightlight. But now, maybe my ill advice has ended you. Have you rung death's doorbell? Please don't leave poor Ren all alone once more, like all the others. Questa deve essere la caverna in cui è rimasto intrappolato Red. Devo trovare il modo di demolire tutto, e in fretta. Ho individuato le macerie che bloccano il passaggio verso Red. Ora devo trovare il modo di rimuoverle. Questo passaggio non esiste più da tempo, ma Red o qualcun altro hanno chiuso i buchi con delle assi di legno. Questa stanza andrà benissimo per la miscela dei composti chimici, e il libro sugli esplosivi mi darà una mano. Miscelo questo con... Ah, dovremmo esserci. Basta muoversi attentamente e dovrebbe mantenersi stabile. Questa porta è diversa dalle altre, è più nuova. Forse è qui che Red ha cercato di condurmi in tutto questo tempo. Così non riesco, mi serve qualcosa per fare leva. Bloccata. You actually came. There is much that should leave my throat box now.
but words elude me. You came, you are so pretty, but I have been bad. The underworld already beckons me, so I suppose one further misdemeanor will change little. It is false pretension, and not guiding light with which I have led you here. I cannot give you the answers you want. You may wish to find what it is you seek, but that is a fiction. You cannot know what it is you sought through the vast leaden doorway, or else you would seek anything else in the world. No, the key stays with me, in here. So the life that has led me, horrible as it may be, is better still than the life that waits for you. Hungry behind those doors. As replacements go, you shall be admirably abnormal. But you must wonder why this metal-burning chamber is talking to you in the voice you knew only as red. For it is I, your companion, residing within. You see, I have waited for this day so many years. They won't let me die. The parts of my head are not my own. And I cannot take my life. It is against the rules. Please, the pain has gone on for so long. All I wanted was a friend, but now the time for chit-chats and marshmallows by the fire has ended. And I hope that soon, so shall my life. I have knocked on the death's door for so long. Please, let him invite me in for tea. Perché Red vuole che le uccida? Perché così? Cosa posso fare? Indicatori di misurazione di temperatura, umidità e fuoriuscita di gas. Io mi dispiace così tanto. Qualsiasi cosa sia successa qui, adesso è finita. Ceneri. Ecco quello che resta del mio amico Kojo. La chiave di Red. Cercava forse di nascondermi qualcosa? O davvero voleva proteggermi? Povero Red. Mi dispiace. Ora hai trovato la pace. Riesco a vedere Red, seduto qui, a guidarmi. Non sarei qui adesso se non fosse stato per lui. Perché mi ha lasciato qui da solo? Mio carissimo amico, come stai? Io sto bene, tuttavia ho delle tristi notizie. Qualche giorno fa c'è stato un cedimento e parte della struttura superiore della miniera mi è crollata addosso. Ciò che mi spaventa è che ero in una zona vietata della miniera. Potrebbero anche non cercarmi qui,
ma se mi trovano passerò grossi guai. Comunque non dovrei preoccuparmi troppo, visto che non sono nemmeno sicuro di riuscire a uscire di qui. Non che mi importi granché, sono circa 3 settimane che lavoro qui e sono fiero di poter spedire a casa un po' di soldi, anche se è un lavoro piuttosto duro e finora sei stata l'unica persona che si è comportata bene con me. In più qua giù ho compagnia, ci sono dei simpatici vermiciattoli e ho perfino alcuni libri che mi sono portato da casa per la sala di registrazione. Se ci pensi sono stato fortunato ad avere tutte queste cose con me, altrimenti sarei morto di noia. Ho al momento qui Shakespeare, Bronte, Nietzsche, letture perfette prima di coricarmi. Tuttavia avrò il tempo di leggerli addirittura 2 volte, visto che credo rimarrò qui per molto. Ero solito chiedere alla mamma per quanto una persona potesse vivere senza cibo e acqua. Ho letto di come alcune persone siano riuscite a sopravvivere sott'acqua per più di 5 minuti e altre nel deserto per 7 settimane, ma lei diceva sempre che si resiste 3 minuti senza aria, 3 giorni senza acqua e così via. Credo che presto lo scoprirò. Volendo potrei anche procurarmi del cibo qui sotto, ma preferisco considerare le piccole creature come amici piuttosto che come pranzo. Mi chiedo se per prima cosa diventerò pazzo o morirò di fame. Nessuna delle due ipotesi è confortante, credo, ma se dovessi scegliere preferirei diventare pazzo. Mi sembra di vivere un'avventura. Tom Redwood, minatore. Dicembre 1970. Anni 14. Quanti libri? Dove li ha scovati? C'è di tutto, dai manuali di sopravvivenza fino a Shakespeare e Kant. Ecco perché mi parla in modo così strano. Deve aver fatto un po' di confusione con i contenuti delle sue letture. A prescindere da come Red abbia fatto a trovare e uccidere questa cosa, è decisamente non commestibile. Quel poveretto doveva essere davvero affamato. Puzza come una fogna. Come ha fatto Red a dormirci? Forse non dormiva. Le catene sulle sue braccia ora sono ben visibili. Papà si guarda intorno inorridito. Afferra dei foglietti, muove le mani. Lui lo sa. Sa che cosa è stato liberato qui. Howard, l'unico che potrebbe fermarlo, l'unico che conosce la vera paura. Deve centrare con quello che sta succedendo qui. Continuando a sperimentare potrei ricavare qualcosa di utile. E ho un attacco cardiaco. Dio, dalla puzza questo forse era il suo gabinetto. Io... Quante ore ha trascorso con il collo in questo cappio cercando di farla finita? Ecco perché era affamato. Che libagioni il lusso, lumache razionate. Tuttavia, conoscendolo, gli devono essere perfino piaciute. Un quadro elettrico. Un posto simpatico dove metterlo. Quando sono entrato nella struttura sotterranea, ci sarebbero dovute essere domande, paure e dubbi dentro di me. Sentivo che parte di me era morta insieme al mio alleato e unico amico. Le sue ultime parole hanno sollevato più domande che risposte e non riuscivo a togliermi dalla testa le sue grida di aiuto, nonostante mi rendessi conto che il dolore che gli ho causato era l'unico aiuto che avrei potuto offrirgli.
Ero ancora solo, ma non avevo altra scelta se non addentrarmi nell'ignoto. Se ci tenevo così tanto a Red, avrei dovuto ascoltarlo e rimanere dov'ero. Avrei scambiato 100 volte il suo destino con il mio. L'altra parte di me stava guardando avanti, verso ciò che mi avrebbe atteso se avessi continuato il mio viaggio. Ero sicuro che avrei trovato altri indizi e nuove informazioni sulla sorte di mio padre e sul suo inestricabile legame con quello che era accaduto. Non riesco a smettere di sospettare che tutto ciò che aveva visto fino a quel punto poteva essere solo un sintomo di quello che risiedeva oltre la soglia. Adesso so che avevo ragione. Benvenuti a Rifugio, Fondazione 1973, Cassa Suprema 4, Personale di Comando 6, Cassa Inferiore 39, Temporanei 8, Popolazione Totale 57, Membri Principali, Sovrintendente Capo Wilbur Frisk, 1980 oggi, Bren Stafferson, 1973-1980, Chimico Capo Neil Oswald, Troy Retton Sieg, morto nel 1991, Unità di Costruzione Pierre Petit, 1972-1979. Ufficiale capo Xeno, mancante. Richard Archbrook, morto nel 1992. Unità di scavo, mancante. Unità tecnologica, Darren Gray, Rod Smith. Squadra esterna, morti in azione. Capo cuoco, Benito Carlo. Traduttore capo, Howard Lafresc, 1973, oggi. Ultimo aggiornamento, 18 febbraio 2000. Tenere a portata di mano il documento d'identità. Qui che era finito l'uomo sceso per primo in questa miniera, e da qui inizia il mio prossimo capitolo.